Stamattina il professor Sciarra ha consegnato un documento importantissimo che è lo studio idrogeologico sul dissesto del centro storico, in particolare causato dalla voragine del corso Trento e Trieste del 2018. È uno studio molto approfondito, fatto ovviamente con scientificità dall'Università Gabriele D'Annunzio, con cui abbiamo collaborato, e con i nostri tecnici, l'architetto Mischiatti e altri esperti, che ci consegna un documento che sarà la base su cui noi andremo a chiedere ovviamente finanziamenti per un intervento che da oggi, come abbiamo visto, si presenta complesso, oneroso e capace però di modificare quelle che potrebbero essere evoluzioni nei decenni prossimi del sottosuolo di Lanciano. È un importante momento di questa amministrazione che conclude dopo la fase iniziale drammatica della voragine che fu contrastata, vi ricordate, il 16 agosto, il nostro vice sindaco Verne, insieme a tutta l'amministrazione, si diede da fare per coprire quella situazione drammatica in poche ore. Oggi, a distanza di 2 anni, noi abbiamo fatto la diagnosi, ecco, permettetemi questo termine medico. Questa diagnosi che ci fa studiare un malato che è il sottosuolo della nostra città, del nostro centro storico, uno dei più belli d'Abruzzo, e che per fortuna adesso comincia ad avere una prevenzione, una cura che noi dobbiamo istituire attraverso ovviamente percorsi complessi, ma come dicevo onerosi, e andremo a chiedere alla Regione, agli enti preposti, questo finanziamento alla luce di un documento molto dettagliato che diciamo, fa capire l'intensità, la profondità degli studi che noi abbiamo fatto. Lo studio che è stato presentato questa mattina ha messo in evidenza come le problematiche riscontrate sul territorio di Lanciano dal punto di vista idrogeologico sono certe, nel senso sono ben dimostrabili. E abbiamo visto che sono due ordini di grandezza differenti di problemi: l'uno, la regimazione dei corsi. L'acqua che non esistono più, ma sono state ritombate, quindi riregolarizzare questi corsi d'acqua con dei sistemi di drenaggio e di collettore importanti. E la seconda fase importante è quella di ripristinare il sistema fognario dove là è fatiscente, o perlomeno si è rotto, che ha creato ovviamente i disastri in via Corsea, gli allagamenti. È tutto di seguito. Che rischio c'è per la popolazione? Fortunatamente le deformazioni che noi abbiamo misurato con l'interessante e importante sistema di monitoraggio in corso ci dice che il sistema si sta deformando, ma è un sistema che non ci preoccupa più di tanto, non ci aspettiamo crolli imminenti, ma addirittura non ci aspettiamo crolli, nel senso che le deformazioni sono dell'ordine di pochi millimetri e comunque sono giustificati anche dall'assorbimento di queste deformazioni con le strutture interessate presenti sul territorio. Quindi credo che tutto sommato il territorio dal punto di vista del rischio imminente non abbia problemi. Possiamo quindi concludere che il centro storico di Lanciano è come un malato a cui abbiamo fatto la diagnosi. E che adesso dobbiamo curare. È chiaro che se poi il malato non si cura, è chiaro che potrà arrivare a delle conseguenze irrimediabili. Per cui è bene a questo punto, una volta che abbiamo su base scientifica dimostrato quali siano le problematiche e la malattia del centro storico, intervenire nel più breve tempo possibile.